Ben ritrovati, eccoci qua. Come sapete, questa sera parliamo di chirurgia minivasiva della colonna vertebrale. E questa immagine è molto bella perché ci dimostra che c'è sensibilità anche verso gli animali. Questo orso, Mango, di 19 anni, ha rischiato di restare paralizzato. Altri orsi come lui in precedenza vengono ancora nel mondo abbattuti di fronte a patologie come queste, ma i veterinari israeliani hanno tentato e hanno portato a buon fine un intervento chirurgico. Certo non sarà un intervento mini-invasivo da quello che vedo, poverino, però almeno l'hanno riportato in salute. Perfetto. E invece noi torniamo alle mani molto più rispettose del dottor Fontanella, che questa sera con l'anestesista, il dottor Pedroni, ci parlano invece di una chirurgia sicuramente molto più tollerabile, all'avanguardia, sempre comunque molto sofisticata perché è una chirurgia dedicata alla colonna vertebrale. Allora, incominciamo con gli esempi. Io mi sono dimenticata però, dottor Fontanella, di dire una cosa importante al nostro pubblico. Lo comunico anche a voi così in diretta. La nostra trasmissione prevede nell'ultima parte un contatto col pubblico. Quindi avrete sicuramente visto il numero in sovraimpressione, utilizzatelo, chiamate perché Carlotta Chiampani, la nostra segretaria di redazione, è pronta a ricevere le chiamate e poi nell'ultima mezz'ora farete voi direttamente le domande ai nostri ospiti. Prego, a lei la parola. Allora, Adesso gli esempi, no? un Che sono esempio, più. sì, allora, abbiamo già detto alcune caratteristiche della chirurgia vertebrale mini-invasiva, qui le elenchiamo, c'è la chirurgia tradizionale invece ci dà un'inadeguata esposizione dell'area chirurgica, la difficoltà questo è un esempio di ernia del disco, nella rimozione della parte erniata attraverso lo spazio discale, noi accediamo, in pratica posso far vedere la colonna Sì. vertebrale, per una via praticamente molto spesso anteriore dove lo spazio è questo, per cui è uno spazio di circa 3-4 mm, non di più. Per cui vedere qui dentro per andare a fare un intervento all'interno della colonna è molto molto difficile. Mentre con la chirurgia endoscopica noi passiamo attraverso questo spazio con degli endoscopi che sono come dei tubi fatti a biro, faccia conto. La Poi formazione di vediamo i filmati, vero? Anche di Formazione di questo, tessuto no? Ci cicatriziale tengo dopo moltissimo. l'intervento non c'è, quasi niente. Il rischio delle lesioni strutturali sulle parti anteriori del collo è molto rara e la necessità di una fusione delle vertebre, proprio per questo passaggio attraverso le due vertebre, non c'è perché non c'è demolizione. La prossima. Al contrario, con la chirurgia mini-invasiva si raggiunge facilmente la parte erniata, è facile rimuovere la parte erniata. Non vi è formazione di tessuto cicatriziale, il rischio delle lesioni delle parti anteriori del collo è estremamente basso e l'instabilità vertebrale post-chirurgica, cioè la demolizione Ecco, del cosa disco, non intendete c'è. voi per instabilità? Una parola che usate spesso voi Allora, in l'instabilità neurochirurgia. vertebrale è un'acquisizione di movimenti patologici tra due vertebre contigue. Le due vertebre, anziché avere dei movimenti su un fulcro centrale, un movimento tipo cardanico, hanno un movimento traslativo anteriore, posteriore, laterale, per cui hanno dei movimenti anomali, Sono esatto. Se lei disassato fa in una chirurgia sostanza. aperta anteriore, lei deve demolire completamente il disco, per cui è come se creasse un buco nella colonna vertebrale, il buco va tappato e per tappare il buco occorre o una protesi del disco o un tessuto di riempimento che può essere dell'osso autologo prelevato dal paziente, o delle strutture come delle gabbiette di titanio o altro. Ho capito, quindi questo è quello, protesi, oppure impianti di osso, Impianti, eccetera. sì. Per Sono le cose che si fanno stabilizzare la colonna. Però per stabilizzare. è una stabilità questa che lei deve dare, data da un evento iatrogeno, cioè dato da un evento medico, cioè è il chirurgo che crea un'instabilità, Provocato che provoca questa, ho un'instabilità per capito. accedere all'interno della colonna. Ecco, noi in questo esempio trattiamo un'ernia del disco cervicale, il malato viene messo in posizione prona. La prossima, per favore. Scusate se sono in inglese. Viene con un amplificatore di brillanza, noi segniamo e tracciamo delle righe direttamente sulla cute del paziente. La prossima. E introduciamo
all'interno del corpo vertebrale, tra le due corpi vertebrali, all'interno del disco, uno strumento. La prossima. Ecco, qui vediamo una visione anatomica. Allora, questo è il collo del paziente, noi introduciamo il nostro strumento anteriormente e andiamo a finire praticamente all'interno del canale vertebrale. Questo attraversamento che facciamo lo riusciamo a fare con una sonda attraverso questo spazio, senza doverlo demolire. La prossima. Ecco, qui introduciamo altri strumenti, sempre all'interno del nostro schema. Questo è il disco intervertebrale, questo è il midollo spinale. La prossima. Qui c'erano delle immagini mobili, ma non le riusciamo a vedere. Questa è un'immagine radiologica intraoperatoria, cioè questa è una vertebra, questo è un corpo vertebrale e questo è l'altro corpo vertebrale. Questo spazio che noi vediamo è quello rappresentato nella nostra colonna vertebrale qui. Noi introduciamo dal davanti lo strumento e andiamo a finire nel canale vertebrale. Questa è un'immagine anteroposteriore, questo è il tubo dell'anestesia che stiamo conducendo. Occorre chiaramente poi un controllo endoscopico che introduciamo, che può essere rigido oppure flessibile. Andiamo avanti ancora. Ecco, le vediamo un po' in velocità, se non puoi arrivare. Questa è una pinza all'interno del canale vertebrale, questo è un corpo vertebrale e questo è l'altro corpo vertebrale. Questa è una pinza che attraversa lo spazio di cui stavamo parlando prima, cioè lo spazio discale. La prossima. Questo è un uncino che attraversa lo spazio intervertebrale e questa è un'immagine per darvi l'idea della grandezza dello strumento. La prossima. Questa è una forbice introdotta all'interno dello spazio discale che toglie praticamente le aderenze dell'ernia del disco al sacco durale, cioè al sacco meningeo che circonda il midollo. Quindi voi quando eseguite l'intervento guardate il tutto su un monitor. Esatto. Ecco. La prossima. Questi sono altri strumenti che utilizziamo. Avanti. Questa è una forbice che toglie delle aderenze e questo è un recettore. Ecco, questo invece è, vediamo un po' sfocato, il midollo spinale, e questo qui è uno strumento invece di aspirazione. La prossima. Ecco, questo è un filmato. Questo è un approccio anteriore, cioè noi entriamo sulla colonna vertebrale anteriormente e abbiamo una visione praticamente quassiale rispetto al campo operatorio. Ecco, questo deve spiegare cosa vuol dire coassiale, perché ecco, chi sì, l'ascolta che già sono dubito senza... molto allora, che capisca vuol questa dire cosa. Che noi possiamo mettere l'ottica, cioè lo strumento con cui guardiamo, con varie angolazioni. In questo senso l'abbiamo messo nello stesso orientamento che ha lo strumento chirurgico. Questo è il midollo spinale, quello che voi vedete più lateralmente a sinistra. La pinza toglie il tessuto erniato, che è quello più centrale, dove vedete che sta lavorando. Questo è il tessuto erniato e questo è il midollo spinale. Questo è un intervento in cui abbiamo tolto un'ernia del disco e allargato un forame intervertebrale che era stretto. Allora, per togliere sostanzialmente l'ernia, usiamo delle pinze, come le vedete in questo filmato. Per allargare il forame intervertebrale abbiamo utilizzato anche dei recettori, in questo caso, che sono strumenti, sono dei trapani rotanti che voi adesso potete vedere qua. Naturalmente il paziente addormentato. Questa è l'anestesia generale. Lo abbiamo già detto prima, lo ribadiamo. Sì, facciamo quasi tutto in anestesia generale. Ecco, questo è un recettore che voi vedete che allarga il foro da cui esce il nervo dalla colonna vertebrale, cioè proiettato sul modello della colonna è questo foro che voi vedete allargare lì. Perché altrimenti il paziente avrebbe dolore. Il paziente altrimenti ha un deficit neurologico dato dal restringimento del forame intervertebrale cervicale. La prossima. Questa è un'immagine prima e dopo un intervento dove voi qui vedete delle ernie del disco sulla sinistra che escono dalla colonna vertebrale, sono praticamente lì qua. Non ci sono più. E qui vedete la rimozione. A distanza di quanto tempo? Subito dopo? Immediato. Ah, quindi immediato. Subito dopo l'intervento sì, è già sì. È stato quindi tolto. Quindi l'ernia viene tolta totalmente? Totalmente, meccanicamente. Noi in questi casi togliamo l'ernia ma non il disco, cioè togliamo la parte di tessuto, erniata, il tessuto discale è uscito, è come ecco se lei avesse una pomata con una crepa sul tubetto, noi togliamo la pomata uscita dalla crepa ma non quella che rimane ecco, all'interno. Ma c'è la possibilità che poi si ripresenti l'ernia in quel punto? L'ernia in quel punto si può ripresentare, però noi riassettiamo la situazione, nel senso che lei
toglie la pomata uscita dal tubetto, diciamo la crepa da cui è uscita questa pomata, facciamo in modo che si cicatrizzi, per cui dopo alcuni mesi è come se lei non l'avesse mai avuta. Si può ripresentare come può ripresentarsi una persona che non l'ha mai avuta. Okay. Tra l'altro sono abbastanza rare le recidive, non ne vediamo in cervicale pochissime. Le ernie cervicali sono, almeno io non ne avevo sentito parlare. Sono un po' meno frequenti. Senta, però ne allora operiamo quando tanto. Soffriamo, perché noi si dice ho la cervicale, potrebbe essere un'ernia? Quindi o se la... un'ernia o più frequentemente no, quelle artrosi cervicali. Te ne accorgi? L'ernia cervicale normalmente le può dare o un disturbi radicolari, cioè sulle braccia, perché lei ha un dolore forte al braccio, urente, fastidioso, o addirittura problemi alle gambe se prende midollo spinale, la parte più centrale. La quindi... prossima. Ecco, scusate per l'inglese, allora il vantaggio enorme di questo tipo di tecnica consiste in una effettiva liberazione delle strutture anatomiche in assenza di una fusione delle due vertebre, come abbiamo detto. Mi piace perché, scusa per l'inglese. No, ma tra parentesi devo dire che pur essendo io non troppo brava, però è talmente semplice che penso sì. Chiunque possa. E poi c'è la traduzione simultanea. La prossima, per favore. Ecco, questa è una cosa che sto utilizzando in un centro a Milano ed è un sistema di neuronavigazione. Cosa vuol dire? Le immagini radiologiche vengono acquisite da un computer e sono immagini tridimensionali, perché è come se affettassimo un salame, la stessa cosa per dire. Queste immagini vengono trasferite in sala operatoria. In sala operatoria vengono marchiati gli strumenti chirurgici che noi utilizziamo con dei sistemi particolari e alcune telecamere disposte nella camera operatoria rilevano la posizione del paziente e la posizione degli strumenti e ci danno un'immagine unica, assemblano le due immagini e noi vediamo praticamente il nostro strumento sull'anatomia del paziente. È molto l'avanguardia. Il massimo della precisione che potete ottenere. Sì, anche se è molto complessa, diciamo, la preparazione per questo tipo di tecnica. La prossima. Ecco, qui vedete gli strumenti come vengono marchiati con dei catari infrangenti che vengono riconosciuti in sostanza da queste telecamere. Per cui sulla telecamera vediamo direttamente delle immagini che ci dicono in che punto siamo. Queste sono le immagini che poi noi possiamo avere. La prossima. No, questo è un esempio. Abbiamo visto altri non strumentazioni in questa specialità, però dove facevano proprio lo facevano con una fibra ottica, cioè arrivavano a vedere dove andavano con la fibra ottica. Noi lo usiamo per posizionare gli endoscopi, per posizionare gli strumenti e per una sicurezza di controllo ulteriore. La navigazione ci dà un'idea chiarissima delle strutture che abbiamo intorno ai nostri strumenti. Ma in questo modo è come se lei operasse attraverso un robot? Sì. In sostanza sì, è quello, sì, perché sì, mi pare sì. di capire che è la stessa tecnica che abbiamo visto in urologia. Sì, però lì usavano il robot veramente e c'erano tutte le Lei come tiene le mani? Ci faccia vedere. No, noi le utilizziamo normalmente le mani, usiamo strumenti meccanici per cui le usiamo normalmente. Ho capito. Si presta moltissimo alla robotizzazione. Quindi non come usare il joystick, per dirlo in maniera molto semplice. In questo caso le sue mani sono ancora le sue mani sì, che operano. Sì. Perfetto. Allora, questo è un esempio di risultati che abbiamo avuto su un lavoro che avevamo fatto molti anni fa. Ecco, i numeri 2005. Interessano in questo caso. Ecco, abbiamo una progressione di miglioramenti dei pazienti, partendo da appena operati 95% per arrivare a più del 97% di successi a distanza di un anno. Questo sull'ernia cervicale. Questa è una patologia precisa. Diciamo la più complessa di quelle. È molto più complessa di una lombare. La prossima? Ecco, in alcuni casi, quello che abbiamo visto precedentemente era un approccio anteriore, in alcuni casi utilizziamo un approccio posteriore in cui mettiamo il nostro canale di lavoro lateralmente al midollo spinale. Questo è solo per patologie molto lateralizzate, lei prima mi aveva chiesto il passaggio posteriore, l'approccio posteriore. L'approccio posteriore l'abbiamo utilizzato poco, io nella mia vita ho fatto 30 di interventi per via posteriore, mentre ho fatto migliaia per via anteriore. La prossima?
Ecco, queste sono strutture anatomiche, vada pure. Possiamo andare un po' in velocità? Sì, qua possiamo andare in velocità, qui sono immagini. Quindi così siamo fatti noi. Sì, queste sono immagini endoscopiche, proprio anatomiche, per vedere come sono fatte le strutture all'interno. E questo è un... Io oltretutto il midollo osseo me lo... è la prima volta che lo... Midollo spinale, scusate. Quelli bianchi che si vedono sono i nervi. Quelle sono le radici nervose, questo è il nervo che esce, questi sono i sistemi arteriosi. C'è un legamento denticolato dietro che tiene fermo il midollo ancora. Ecco, ma il midollo spinale è una sostanza gelatinosa? Cioè è una sostanza nervosa, è come il cervello, è come l'encefalo, fa parte del tessuto nervoso, è tessuto nervoso. La prossima. Questa è una carrellata di immagini che potete vedere, questo è un nervo cervicale che esce dalla colonna vertebrale. La prossima. Ecco, questo è il midollo spinale che lei può vedere. È quando uno dice i fasci nervosi. Questi sono tutti fasci nervosi. Niente è più azzeccato, quelli sono proprio fasci. La prossima? Vedi? La prossima? Ma qua lo vede, ma quindi vede questa qua proprio questa chirurgia, anche se mini-invasiva, è una chirurgia demolitiva o fate anche chirurgia ricostruttiva? Si può fare anche la chirurgia ricostruttiva tramite una chirurgia mini-invasiva. La prossima. Questo è un altro esempio di un approccio dorsale con un'apertura parapeduncolare transforaminale, cioè praticamente passiamo, come dicevo prima, per il forame di coniugazione per accedere alla colonna vertebrale. Questo per è un accesso esempio, vantaggioso. Io mi chiedo sempre, lei ha chiesto della chirurgia ricostruttiva, quando c'è un cedimento delle vertebre? Ho qualcosa anche con in questo una senso. Compressione. Ah sì, ci può dare anche una risposta in questo campo. Allora un po' di pazienza e lasciamolo raccontare. Allora, questi sono gli approcci che si possono usare in chirurgia toracica per l'approccio alla colonna vertebrale dorsale, dai più mediali ai più laterali. La prossima. Ecco, questo è l'approccio che usiamo in questo momento, di cui ci stiamo trattando, e per accedere al canale vertebrale noi usiamo questa sonda. Questa è la sonda che entra dentro la colonna vertebrale e arriva al canale vertebrale, che è questo. La prossima. Questa è una visione radiologica intraoperatoria dove noi mettiamo queste sonde all'interno della colonna vertebrale con gli strumenti all'interno della colonna. Qui l'approccio è posteriore. Questo è transforaminale, noi entriamo praticamente sempre sotto la radice nervosa, sì. Lateralmente così. Ma sì, però il paziente com'è girato? Pancia in giù. Pancia in giù? Pancia in giù. Ecco, quello che volevo dire. Prono. La prossima. Ecco, qui vediamo che introduciamo un sistema ottico endoscopico e la luce all'interno del canale vertebrale. La prossima. Questi sono gli strumenti che utilizziamo, vedete le dimensioni. Questo è un sistema di coagulazione. La prossima. Perché c'è sanguinamento? Guardi, noi... Lei diceva poco prima. Il sanguinamento è quasi nullo in genere e la coagulazione noi praticamente non la facciamo quasi mai con la bipolare. È difficilissimo, è molto raro. Proprio perché il sanguinamento è basso, e questo è proprio il motivo per cui si forma anche poca cicatrice, o quasi niente. La prossima? Ecco, questo è un esempio di intervento in sede dorsale, questa è una forbice che toglie praticamente le aderenze tra le ernie del disco e le strutture nervose, qui abbiamo le strutture nervose e questa è l'ernia del disco, che prima viene isolata e in un secondo tempo viene rimossa. È un intervento relativamente veloce e molto vantaggioso su questo segmento vertebrale, che in altre condizioni comporta un intervento aperto transpolmonare con demolizione delle vertebre, delle costole e apertura del torace. Questo vediamo l'ernia che viene tolta e sfilata. Perché queste ernie non se ne guarirebbero da sole, cioè voglio dire, non ma in molti spontaneamente... casi, in molti casi sì, soprattutto a livello lombare. Queste sono ernie spesso calcificate e molto dure da un punto di vista della consistenza, che comportano delle compressioni importanti. L'ernia del disco lombare molto spesso non deve essere operata, perché con la fisioterapia e altre tecniche, a volte anche intradiscali, si riesce a evitare l'intervento. La prossima. Ecco, come le dicevo, molto spesso sono calcificate. Questo è un TAC che ci fa vedere questa parte bianca dentro il canale vertebrale, che è un'area del disco che occupa quasi tutto il canale, calcificata.
questa è un'ernia che ha dato una paraplegia, cioè una riduzione della forza delle gambe, e che abbiamo rimosso e abbiamo avuto tra l'altro un ottimo risultato. La prossima? In persone anziane o anche persone? No, questo viene anche in persone relativamente giovani. L'ernia del disco non è una malattia dell'anziano, anzi. Questa è sempre un'ernia del disco dorsale che comprime il midollo spinale, voi vedete il midollo spinale che scorre, compresso da questa voluminosa ernia. Qui la rivedete in un'altra sequenza. La prossima? Ecco, questo è un altro tipo di studio in risonanza magnetica, tecnicamente si chiama T1, che ci fa vedere il negativo della precedente immagine. La prossima? Ecco, questa è dopo l'intervento, questa è la sede in cui è stata rimossa l'ernia, vedete che le conseguenze sono praticamente nulle, cioè il canale è pulito, non c'è più l'ernia, ed è estremamente ridotto, quindi più diciamo. Facilmente il disco ernia verso il midollo? Sì, ernia posteriormente verso il midollo, però qui voglio evidenziare che il danno fatto dall'intervento è praticamente nullo, non abbiamo nessun tipo di menomazione. La prossima. Ecco, qui vedete la stessa immagine, prima dell'intervento, dove c'è questa ernia del disco molto voluminosa, e dopo l'intervento dove è stata rimossa. Ecco, dottor Fontanella, ma i risultati si ottengono subito? Cioè il paziente subito dopo l'intervento avverte di non avere dolore e quindi se c'era un danno anche per dire al movimento degli arti, come lei diceva, addirittura ha parlato di paraplegia. Sì, allora se lei non ha un danno permanente sulle strutture nervose, sul midollo, le potenzialità di recupero sono elevate, tant'è che questo paziente ha recuperato completamente. A tutto, perché a lungo andare un'ernia che spinge verso il midollo può portare un danno permanente al midollo? Può procurare un danno permanente mandando in necrosi una parte del tessuto nervoso. Il tessuto nervoso non si replica e non si riproduce, per cui quelli sono danni permanenti. È come se io le facessi un esempio di un ictus, la stessa cosa. Per cui dopo deve avere le cellule rimaste che vanno a compensare quelle che non funzionano più. Ecco, qui già dalla risonanza si vede che il midollo è molto schiacciato, ma non c'è un danno visibile dalla risonanza. In genere la risonanza lo evidenzia molto bene. Perché il nostro midollo spinale è quello che è, cioè è un patrimonio che noi abbiamo e non si rigenera continuo. La prossima? Ecco, questa è l'immagine dell'ernia rimossa, la parte più in basso è l'ernia rimossa e questa è la struttura anatomica liberata. La prossima? Questo evidenzia che durante l'intervento tutto il sistema vascolare non viene intaccato e non abbiamo mai praticamente interessamento dei vasi. La prossima? Ecco, questi sono i risultati che abbiamo avuto con un sistema di valutazione molto particolare, perché sulla colonna dorsale spesso ci sono delle mielopatie, per cui la mielopatia non guarisce. Per cui viene considerato un successo il fatto che il paziente recuperi la radice nervosa e non il midollo e abbia un recupero di un certo tipo rispetto ad altri tipi di distretti come la colonna lombare, dove invece il successo lei lo misura dal dolore e dal recupero della forza nella gamba, eccetera. Qui abbiamo avuto un 95% di successi. La prossima? Ecco. La conclusione è che comunque questo tipo di tecnica ha dato un enorme vantaggio in questo segmento vertebrale. La prossima, per favore. Ecco, questa è un'immagine invece di un intervento fatto per via transpolmonare. Questo è lo strumento che vediamo, questo è il polmone. Noi questo accesso lo facciamo attraverso la parete toracica e passiamo praticamente attraverso la parete del polmone, la pleura parietale. La prossima. Qui viene aperta la pleura parietale, la prossima, si accede direttamente alla colonna qua per via anteriore, cioè il passaggio è anteriore, è un intervento toracoscopico. La prossima, ecco, questo è il midollo che vedete con un'apertura completa del midollo. La prossima. E dopo entrando nella pleura si ricicatrizza? Si cicatrizza senza problemi, lei però gli deve fare una telectasia con una respirazione monopolmonare, per cui è un intervento che può è meglio evitare, cioè meglio fare una via transpeduncolare, come quella che abbiamo visto prima. Queste sono immagini anatomiche, la prossima, questo qua vede molto bene il midollo. Ecco che ero così curiosa di capire come fosse questo è un cilindro, il midollo spinale. Questo è un cilindro che è il midollo spinale, questa è la radice nervosa che esce dalla colonna vertebrale e
si riparte dal midollo. I vasi arteriosi circondano il midollo? Sì, sì. Non entrano nel midollo? Beh, lo erorano e servono per l'erorazione del midollo. Questa è un'arteria molto importante, che è l'arteria di Adamkiewicz, che è un'arteria importantissima e ha una variabilità enorme nel contesto dei vari pazienti, come origine. In alcuni è molto alta, in altri è più bassa, eccetera. In questi casi spesso si fa l'angiografia proprio per sapere... Quindi vi fa anche delle sorprese? Sì, sì, sì. Ah. Qua ogni tanto si fa l'angiografia proprio per vedere dove origina questo tipo di arterie, perché è molto importante saperlo. In questo caso andando a forare lì sarebbe... Diciamo che se l'intervento lo può fare in vari modi, scegliamo la modalità che ci dà meno problematiche, per cui scegliamo magari un distretto dove poter accedere più semplice. La prossima? Dobbiamo rispettare di nuovo una pausa pubblicitaria. Sì. Ecco, su queste immagini io mi sono un po' zittita, perché mi fanno comunque sempre un certo effetto, anche se, guardate, stiamo parlando di chirurgia. È riuscito a zittire la nostra giornalista. La Baronio, quindi ce ne vuole, però insomma è una materia così delicata. Vi aspetto dopo un minuto, spero non cambiate canale, però insomma proprio chi è patito di zapping, mi raccomando, non attardatevi troppo.